innocente, giovane, a par dalla lunga chioma di grappoli, grappoli tua Rosia, tra le fiamme dei tronchi ardenti, sfavillanti, una notte di cielo. Truman Capote e Robert Barker, che era di casa lì.
E quindi questo è un momento veramente molto, molto interessante, perché ci sono anche degli episodi che riguardano dei rapporti tra di loro. Winston Noden rimase qui per 10 anni, dal 48 al 58, veniva tutti gli anni. Poi se ne andò perché pensava che cominciavano i primi segni del consumismo, e lui era una persona molto riservata, molto schiva. Invece Edward Bunker era un sanguigno, era uno che amava la vita, parlare, conversare, a lui faceva piacere, quindi lui su questo non andava molto d'accordo. E quindi questa era la vita che si svolgeva. Truman Capote stette da marzo a giugno-luglio del 49 e per 4-5 mesi, poi non tornò più, però ebbe un rapporto molto intenso, poi ne parleremo, con Ischia, che descrisse dove aveva trovato un momento di solarità, di contentezza, lui che era un animo molto tormentato, uno spirito inquieto. Questi erano i personaggi che erano lì. Bunker si incavolava molto quando vedeva che venivano nuove persone come Truman Capote, come Tennessee Williams, perché andavano tutti a cercare il poeta, andavano tutti per trovare Oden, e lui diceva: ma come, io sono quelle che per primo mi sono state, perché lui stava dal 39 quando ha aperto il barbiere, lui stava sempre là, e invece tutti andavano a cercare il poeta. Il Barbaria viene descritto molto bene da un pittore di Forio, vivente, che io sono andato a trovare, non c'è questo link, se no ci sarebbe venuto, quindi sta molto bene. Ho parlato con la figlia, speriamo che rimetterà per un'altra volta. E lui descrive il Barbaria. Descrive il Barbaria. Il caffè si trova al centro della piazza del Pontone, sulla facciata sinistra di un palazzotto neoclassico, non diverso da numerosi altri che si possono ammirare sull'isola d'Ischia e in tutto il sud Italia. L'ingresso principale del caffè, incorniciato da un pergolato di glicine, apre sulla piazza con due enormi ante di castagno dell'Epomeo, dipinte di verde scuro e incartinate al portale, composto da due spalle e architrave di tachite napoletana, di notevole spessore. Della stessa tachite è il vasolato che rivestiva un tempo le strade e tutte le altre piazze del paese. All'interno, un'ampia sala attrezzata a caffè, con un grande bancone di legno su cui troneggiava una luccicante caffettiera, la pavone verticale a due bracci, forse uno dei primi esemplari sull'isola, vero pezzo da museo. Una seconda sala, più piccola, era adibita a sala da gioco e deposito. Infine, un gabinetto a volta ribassata, tanto da non poterci stare che curvi, naturalmente fornito di catinella, brocca di rame e mini cisterna per attingere di l'acqua piovana. Maria Caffettera all'occorrenza accendeva un moccolo di candela per gli ospiti costretti a servirsi del pugno. L'elettricità, prima dopo la guerra, era ben rarissima e la luce era ancora, spesso, quella dei lumi a petrolio e delle candele. Il caffè, continua Coppa, aveva tavolini in ghisa sormontati da bianchissimi marmi di Carrara e c'era tutto un corredo di tovaglie di pura campa, riservate alle occasioni speciali come ad esempio le processioni di San Vito e del Corpus Domini. Non si possono dimenticare le ostense, dai fiori di un unico, indescrivibile azzurro, piante che Maria coltivava in grandi vasi di terracotta disposti lungo i confini dello spazio esterno del bar. Le ortensie erano non soltanto un contributo decorativo per le processioni di maggio, ma nell'intento di Maria anche un segno per gli ospiti dell'inizio della stagione calda. Comodissime e robuste poltrone di vini erano disposte ad arte sotto le chiome immense di meravigliose acacie spinose di cui erano piene le strade e le piazze di Forio. Ora vediamo come Gino Coppa descrive proprio Maria, la titolare del bar. Maria era fisicamente piccola, gentile e signorile.
Aveva il viso leggermente romboidale di certe donne magrebine, occhi chiari, innocenti e penetranti. Aveva un sorriso pronto e coinvolgente. Era ironica, affettuosa, generosa, liberale, onesta, ma anche pericolosa e scattante come una pantera. Poi c'è un'altra descrizione di Truman Capote che invece è più rude, però nello stesso tempo, secondo me, ha un che di carnale. Cioè, ora, non lo diciamo se non ci allunghiamo troppo, ma Truman Capote secondo me aveva un rapporto con Maria tipo quello di Totò che l'amava fino. Cioè lui l'amava e la odiava, era attratto, perché lui era un personaggio, lui dice che se c'era una persona che poteva trovare un pacchetto di sigarette americane, e stiamo parlando del 1949, era Maria, e gli si trovava. Ora poi parleremo anche di Capote, ma vorrei parlare soprattutto di Boden, che era il poeta, era quello che diciamo dava lustro alla bar più degli altri, e nel programma ho visto anche Brodsky. Brodsky è un poeta russo che non c'era all'epoca. Brodsky venne a Ischia molto tempo dopo, addirittura nel 1993, parliamo quasi dei nostri giorni, però era molto amico di Oden, tanto è vero che ha recensito le sue poesie, eccetera. E ha conosciuto Oden non in Italia, ma ha conosciuto in Austria, dove Oden dopo il 58 si era ritirato perché non voleva più avere a che fare con gli sviluppi del consumismo, e voleva andare in posti più riservati. E aveva conosciuto Brodsky, e certamente aveva parlato di Ischia. Brodsky viene a Ischia nel 93 e scrive una bellissima poesia sull'ottobre a Ischia, e praticamente lui era la continuità. Dobbiamo considerare che il Bar Maria ebbe un grande successo dalla Seconda Guerra Mondiale, parliamo dal 39-40 fino a tutti gli anni 60, all'inizio del 70, è stato un grandissimo luogo di ritrovo di queste grandi persone. Poi ha continuato fino all'89, più o meno, poi è stato rilevato dalla nuova gestione, dagli eletti, ma io ero nel 77, a 79 anni, è stato rilevato dagli eredi, dall'attuale gestione, che ha cercato di riprendere un po' come era caratterizzato il bar all'epoca. Però c'è una continuità. Ora, negli ultimi tempi, probabilmente, perché Ischia poi ha avuto altre storie, oltre a questo poi ha avuto le storie del cinema, poi c'è stato Rizzoli che ha molto valorizzato l'isola, con gli attori, i grandi registi che venivano, quindi questa è un'isola sempre in fermento. Adesso c'è un po' di, si è un po' appannato, probabilmente c'è un po' di polvere sulle gloria, ma andrebbe ripresa. E io penso che dovremmo riprendere la situazione come questa, situazione come quella del Bar Maria, cominciare un'altra volta da lì. E allora è possibile. Innocente, giovane.